Cambio d'ospiti e di argomento nel nostro live special e ci occupiamo ora di una breve anticipazione di quello che sarà il premio Mondi Lucani, quinta edizione l'11 agosto a Matera a Mulino Alvino, nella location Alvino 1884. Gli ospiti ve li presento subito: Maria Andriulli, presidente di Mondi Lucani, ben ritrovata, ente di terzo settore, il presidente di Cenea Basilicata Leo Montemurro, ben ritrovato. Grazie. Allora, Maria, che cosa succede l'11 agosto a Matera? Bene, parte la quinta edizione del premio Mondi Lucani, come dicevi tu, con sei nuovi premiati, 6+1 perché quest'anno abbiamo una sezione speciale, i sei premiati che rappresentano un po' i settori che il premio, appunto, a cui il premio si rivolge, quello dell'economia, finanza e impresa, quello del mondo creativo, tecnologia e innovazione, amministrazione. Abbiamo quest'anno Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte Paschi di Siena, Tiziana Di Ciommo, che viene dalla Spagna, questo avvocato importantissimo che lavora in uno studio, in un'azienda di consulenza strategica, ma è anche professore ordinario in diverse università, Dario Mitidieri, il nostro fotografo lucano pluripremiato che vive a Londra, Venanzia Rizzi, materana, viceconsole onorario d'Italia in Finlandia, Saverio D'Ercole, un altro materano, produttore creativo e autore presso il Teatro Eliseo, e Giuliana Caivano, una importante manager del gruppo Cerved. Novità di quest'anno, come dicevamo, è il premio Mondi Lucani Radici, una nuova sezione che appunto guarda al 2024, l'anno delle radici, che quest'anno si rivolge a lucani appunto d'origine. Quest'anno abbiamo un newyorkese, ma in realtà un pomaricano, e il nostro Nicola Parrotta, un importante presidente della NBP, che è un'importante azienda che si occupa di grandi eventi. Ecco, questa è la principale novità di quest'anno. Chiaramente i valori sono gli stessi, connessione, restituzione soprattutto, e networking. Ecco, la serata evento l'11 agosto, ma è un network di connessioni, di conoscenze che si amplia ogni anno e su cui si continua a lavorare durante l'anno, non è l'evento fine a se stesso, motivo per cui CNA sostiene Mondi Lucani anche attraverso un protocollo di intesa. Assolutamente sì, noi siamo felicissimi del fatto di aver di essere diventati partner di Mondi Lucani, e quindi il concetto, diciamo, della cultura d'impresa, però abbiamo inteso sin da subito declinarlo in maniera un po' più fattiva, mettiamola così. E devo dire che grazie a Florence di Taranto, che è una delle premiate delle scorse edizioni, c'è stata la possibilità da subito di far scattare, diciamo, questa ulteriore leva, che è proprio quella di produrre, diciamo, di esportare quelle che possono essere delle produzioni di eccellenza che noi abbiamo qui in Basilicata. Su input di Florence abbiamo avviato una ricerca di un'azienda, di una o più aziende lucane che potessero in un certo qual modo essere di sussidio all'azienda per la quale Florence lavora e di cui è amministratrice e socia. Ricordo è la St. James, un'azienda che ha sede in Normandia e che opera nel campo della maglieria, dei capi di abbigliamento, ma principalmente maglieria. È molto famosa, ha 130 anni di storia, è una delle aziende fornitrici della Marina Militare francese, insomma c'è tutto un background di assoluta, diciamo, eccellenza. Noi siamo riusciti, e qui c'è stata, diciamo, la connessione, c'è stato il concetto virtuoso della restituzione, a trovare un'azienda lucana, materana, a sede a Pomarico, che in quanto a qualità delle sue produzioni non è seconda a nessuno, e quindi c'è stato, come dire, tutto un lavoro molto intenso. Ci sono state diverse missioni tecniche da parte dei livelli a cui è affidata la responsabilità produttiva della St. James in Basilicata, ma oggi con orgoglio possiamo dire che è partita la prima commessa. Si tratta di una commessa sicuramente sperimentale,
Quindi qui noi insieme con il nostro imprenditore faremo in modo, insomma, che l'esperienza abbia successo. E devo dire che una delle novità rispetto a come funziona il mercato in quel particolare comparto è che una volta tanto l'azienda non ha dovuto subire, tra virgolette, le condizioni della committenza, ma ha potuto proporre quello che riteneva un prezzo giusto ed equo per la qualità delle sue produzioni. Che avveniva altrove, grazie a questa relazione avviata, ci sono ora concrete possibilità che un pezzo significativo della produzione della St. James possa svolgersi in Basilicata. Non è un'azione che si ferma qui, nel senso che stiamo continuando con questa azione di scouting, proprio perché l'entità delle commesse che potrebbero investire la Basilicata sono molto significative e quindi impossibile per una singola impresa artigiana far fronte alla mole di lavoro che in questo caso verrebbe commissionato. Buona sostanza, le potenzialità ci sono, grazie a questi eventi, grazie al vostro lavoro, la Basilicata, insomma, ha una vetrina non da poco, possibilità, opportunità. Assolutamente sì, quindi questo conferma la qualità, come dire, dei nostri imprenditori, l'ho detto prima, la loro capacità tecnica, la loro creatività. E c'è da dire che questo progetto ha rappresentato poi una delle basi sulle quali si sta costruendo, anche sempre grazie a Florence di Taranto, che non smetteremo mai di ringraziare per il suo costante e profondo impegno in questa direzione, si sta costruendo anche un accordo istituzionale tra la Regione Basilicata e la Regione della Normandia. Sappiamo molto bene che cos'è la Regione della Normandia, che cosa esprime in termini culturali, turistici, produttivi, quindi riteniamo che questa azione non potrà essere altro che il suggello poi di una iniziativa che nasce con finalità prettamente produttive, ma sconfina, oserei dire piacevolmente, anche in altri campi. Molto molto interessante, non è certo l'unico progetto. Sì, sì, un premio che, come diceva Leo Montemurro, genera opportunità per il territorio, per le imprese e per i giovani. Alcuni dei nostri ragazzi dell'Università della Basilicata in questi mesi e per tutto il 2024 stanno frequentando uno stage presso uno dei più importanti studi di architettura di Parigi, di cui fa parte il nostro Francesco Paolo Zaccaro, materano, architetto premiato nel 2020 da Mondi Lucani. E poi continuano i workshop, gli incontri presso l'università e molte altre cose, insomma, che adesso stiamo mettendo in campo con Anna Maria Genzano di RTL e con altri che appunto si vogliono spendere, vogliono restituire alla Basilicata. Ecco, il premio Mondi Lucani dà questo spunto. Uno stimolo. Assolutamente, i nostri premiati si impegnano, stringiamo con loro un patto etico e appunto accettano il premio con l'idea di voler restituire. La stessa cosa deve avvenire attraverso questa nuova sezione del premio Radici, perché i nostri, diciamo, lucani d'origine che vengono premiati hanno anche loro, diciamo, uno sguardo assolutamente potente verso la Basilicata. Non dimenticano, quindi, la loro terra, sì, d'origine. Sì, si parla subito, per esempio, di investimenti, quindi di voler acquistare casa, cioè l'idea di questa nuova sezione è proprio quella di rafforzare i legami e rafforzare le radici. Mondi Lucani lavora da tempo, si parla moltissimo in questo periodo di turismo delle radici, noi sì, lo facciamo già da tempo quando, diciamo, arrivano nella nostra Montescaglioso oppure in altri paesi dove abbiamo, diciamo, le nostre antenne, e quindi li curiamo perché soltanto in questo modo veramente li riusciamo a far rinnamorare della nostra terra e della loro terra d'origine. Parliamo sempre più spesso del turismo di ritorno, no, Presidente? Sì, è chiaro però che rispetto a un discorso va strutturato. Assolutamente sì, perché è chiaro, io dico sempre che ormai dobbiamo assolutamente avere una visione d'insieme, perché se così non è, anche le iniziative più valide rischiano di, come dire, suscitare stupore, meraviglia e complimenti
in quel tanti complimenti, in quel particolare frangente, ma poi probabilmente non ci danno la possibilità di fare quello scatto in avanti. Lo scatto in avanti è quello che, come dire, i borghi sicuramente sono una straordinaria occasione per costruire un pezzo del futuro della nostra Basilicata, ma non basta recuperare i borghi, non basta tornare, farli diventare, come dire, degli alberghi diffusi, non basta convincere qualche artigiano ad andarsi ad ubicare lì, va costruita una rete, va costruita una visione, va costruito un progetto, come dire, più ampio, in modo tale che ciascuno, compiendo al meglio il proprio lavoro, può contribuire alla causa finale. Qual è la causa finale? Quella di assicurare un futuro a questa nostra Basilicata, visto che all'orizzonte ci sono molte nubi, come dire, scure, che mettono addirittura in apprensione rispetto a quello che può essere il futuro di tutti noi lucani. Se in questa operazione riusciamo a farci aiutare anche da chi guarda la Basilicata dal di fuori, quindi con un occhio, come dire, più critico, più distaccato, ma nello stesso tempo più critico, quindi in grado di cogliere pregi e difetti di questa nostra meravigliosa regione, probabilmente, insomma, significa che siamo sulla strada giusta. La serata sarà organizzata come sempre con un primo momento di networking. Partiremo già intorno alle 19 con un momento appunto di networking con i nostri premiati, con le istituzioni e le imprese. Poi ci sarà il momento della premiazione, che sarà, quest'anno abbiamo una presentatrice assolutamente d'eccezione, che è una premiata Mondilucani, Pacifica Artuso, attrice ma anche giornalista, che quindi condurrà questa serata di presentazione dei nostri sette illustri lucani, e poi continueremo con le attività di networking, perché riteniamo che proprio questo momento di incontro, di partenza, la quinta edizione poi parte parte l'11 agosto, ma continuerà poi tutto l'anno, e riteniamo che appunto il networking, l'incontro, il confronto con i nostri lucani nel mondo e il nostro territorio sia assolutamente importante e principale motore di sviluppo. Come reagiscono quando vengono contattati per ricevere questo premio? Sì, certamente una grande sorpresa per loro, assolutamente uno scatto di orgoglio, e assolutamente condividono il principale valore del premio, che è quello della restituzione. Molti di loro già hanno guardato, hanno teso la mano alla nostra regione, e quindi non aspettano altro, assolutamente sono a disposizione, come ha fatto anche Florence di Taranto. Magari ci vuole qualche anno, però assolutamente ci seguono e sono per noi un punto di riferimento, e noi per loro un punto di riferimento, perché Florence di Taranto ha chiamato Mondilucani, quindi per cercare di creare questa connessione importante che ha portato alla produzione della St. James in Basilicata, che assolutamente non si fermerà qui, perché stiamo cercando altre aziende, quindi altre opportunità di creare posti di lavoro. E devo ricordare anche gli stage presso il gruppo Cestari, che per qualcuno sono diventati un lavoro a tempo indeterminato, e i workshop messi a disposizione da Fabio Buonsanti rispetto a questa grande azienda che è AEGA ASA in Norvegia. Ecco, Presidente, è motivo di orgoglio anche per i lucani stessi, per noi lucani che viviamo qui, conoscere queste personalità che sono riferimenti ad eccellenza nel mondo. Assolutamente sì, perché anche in questo specifico, come dire, momento, il tema a volte è la mancata conoscenza. Noi abbiamo, come dire, tantissime eccellenze, però il fatto di non conoscerle, come dire, ci rende più poveri, come dire, abbiamo meno strumenti a disposizione, perché se veramente avessimo un quadro complessivo dei tantissimi lucani che occupano posti di responsabilità nel mondo, perché stiamo parlando del mondo, non parliamo più solo di posizioni di rilievo in Italia, io credo che, insomma, ci sono tutte le condizioni affinché con uno sforzo corale
possiamo pensare di costruire una Basilicata migliore, una Basilicata che, come abbiamo detto prima, guarda con più fiducia al proprio futuro. E sicuramente il lavoro è una delle leve su cui si costruisce un domani migliore, perché noi possiamo, come dire, lodare tutte le nostre bellezze storiche, artistiche, architettoniche, naturalistiche. Ricordo che la Basilicata è una delle poche regioni in Italia ad avere 5 parchi, quindi 5 aree protette. Buona parte del nostro territorio versa in questo stato di protezione. Però, prego, prego Maria, però appunto ripeto, dobbiamo essere in grado, e qui vorrei, come dire, lanciare anche un appello alle istituzioni. Sappiamo che la Basilicata è piena, come dire, soprattutto nel periodo estivo, di premi che tentano appunto di dare importanza ai tanti lucani che si sono distinti nelle loro attività al di fuori di questa regione, ma crediamo come CNA che il premio Mondi Lucani ha dimostrato, come dire, con l'azione di questi anni, di essere oltre che un'attività, come dire, di una sera, un'attività che comunque si sviluppa nel corso dell'anno e assume diverse sfaccettature, IVA inclusa quella di carattere produttivo. L'invito che io rivolgo alle istituzioni, insomma, è anche di sostenere più convintamente il premio Mondi Lucani e l'azione, come dire, che da tanti anni ormai Maria Andrulli ha messo in campo proprio per andare in questa direzione. Media partner Sud Italia Video e TRM Network, vi racconteremo Mondi Lucani con tante interviste e approfondimenti. Intanto l'appuntamento è per l'11 agosto ad Albino 1884 a Matera. Complimenti a tutti voi per il lavoro, grazie alla presidente di Mondi Lucani Maria Andrulli e al presidente di CNA Basilicata Leo Montemuro. Grazie a voi.